L'arte e la creatività dei grandi istituti di cultura che gravitano intorno alla Galleria Principe di Napoli si incontrano per essere protagonisti di numerose iniziative durante le feste natalizie. È il progetto Common Gallery per la riqualificazione e l'animazione degli spazi comuni della Galleria Principe e dell'Informa Giovani. Abbiamo iniziato questa avventura rispondendo a un'esigenza, quella dei ragazzi di avere spazio di espressione, ma soprattutto la radice profonda, cioè la voglia di voler raccogliere il patrimonio più importante della città di Napoli, quello artistico e culturale, l'eredità più forte. Un bando quindi che sarà di prossima pubblicazione prima di Natale, che ha ad oggetto gli spazi comuni della galleria, le navate, i portici, la sala gemito e l'informa giovani, che vuole andare a potenziare, creare il wifi, creare un punto per il web per i ragazzi, un allestimento per il book crossing, l'attrezzatura e l'arredamento per un open public space, voglia di dimostrare con il lavoro che le cose si muovono e che la Principe, che prima era nascosta e attraversata forse soltanto di rado dai cittadini e dai turisti di questa città, è nelle nostre intenzioni, nel nostro lavoro, quella che sarà una punta di diamante, cioè la voglia di renderla protagonista, ed è già così. L'iniziativa è sostenuta anche dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Culturali ed è stata presentata oggi insieme con la campagna pubblicitaria di Natale a Napoli 2013, La città è più giovane di noi, realizzata dagli allievi dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, che mette in risalto l'identità napoletana contemporanea e la sua forte carica creativa ed innovativa legata ad un'interpretazione giovane, inaspettata quanto competente. La funzione della galleria deve essere quella di mettere in relazione tutto ciò, questa parte di territorio così ricca di così grandi funzioni culturali e questo appunto diventare una scena per il talento dei nostri ragazzi. Quindi cominciamo con l'animazione e poi gli stessi bandi per assegnare i locali dovranno avere questa stessa logica, quindi liberare la galleria da tutte le funzioni burocratiche e terziarie e farne invece un grande contenitore per imprese della cultura o per artigianato artistico o comunque per attività legate alle tipicità di Napoli e della produzione culturale di Napoli.